e riprendo esattamente da dove ho lasciato ieri. Ciao tesori! Se vedete qualcosa che brilla tra la punta del mio naso e una mia narice, beh, sappiate che è un brillantino. Buongiorno e benvenuti in un nuovo video. In realtà ogni volta che dico buongiorno lo dico perché voi vedete il video di giorno, ma per me non è giorno, la maggior parte delle volte non è giorno. Non registro, penso che non registro di giorno da... non lo so, mesi. Comunque tesori, allora, oggi siamo qui in un nuovo vlogmas, un nuovo vlog che vi giuro non vedevo l'ora di farvi, perché sarà un'ulteriore sorpresa a Lara, seppure una sorpresa più allora, di solito io intendo le sorprese a Lara per qualcosa di materiale. Aspettate, adesso cerco di spiegarmi meglio. Allora, di solito appunto intendo qualcosa di letteralmente materiale, cioè tipo la sorpresa a Lara, gli ho comprato delle cose, gliele do in mano e buona lì. Vi spiego. Ho sistemato là sotto tutti i pacchetti sotto all'albero, che spero che voi vediate, non penso di sì. Adesso mi rimetto gli occhiali che sennò non ci vedo una mazza. Ci sono tutti i pacchetti che abbiamo impacchettato io e Ale, e poi ci sono quelli che ha portato Babbo Natale, e quindi glieli voglio far vedere a Lara, che appunto le ha portati Babbo Natale e lei appunto non c'era, quindi nel frattempo che non c'era l'ha portati, e quindi voglio assolutamente fargli vedere che appunto, insomma, voglio vedere la sua reazione appena entrerà e vedrà appunto i regali. Cercare di farvi vedere la sua reazione, più che altro ve la voglio proprio godere appieno io la sua reazione, non vedo l'ora. E no, più che altro il fatto è questo: non è materiale appunto, perché Lara non aprirà nessun regalo, ovviamente questi sono i regali per Natale, che poi non sono nemmeno tutti suoi, perché la maggior parte, cioè suoi ce ne sono due, gli altri sono di tutti gli altri parenti. Poi gli altri regali che riceverà sarà dal Babbo Natale della nonna, dal Babbo Natale che è arrivato a casa degli zii, dal Babbo Natale che arriverà a casa dei bisnonni, e poi Babbo Natale che porterà appunto i regali a casa di tutti i nonni, zii, i parenti. Poi i parenti li porteranno qui da noi, però Babbo Natale passa comunque anche a casa loro per passare, per dare dei regalini anche a Lara. Quindi comunque Lara questo lo sa, quindi comunque leggerà che sopra due bigliettini c'è scritto assolutamente Lara. Poi vediamo un attimo, perché sapete come sono fatta, probabilmente apparirà qualcos'altro per Lara. Io so così, cioè, vi prego, ditemi che pure, se c'è qualche mamma l'ascolto, vi prego, ditemi pure voi che siete così, ma perché, cioè, mia mamma per esempio quando ero piccola faceva uguale, cioè partiva con chiedere a Babbo Natale un regalo per me, poi nel corso si aggiungevano, perché è troppo bello vedere i figli che scartano i regali a Natale, cioè è una gioia proprio troppo bella. Poi ovviamente non sono solo queste le cose importanti, e io spero che con i miei vlogmas abbiate capito che per quanto ci riguarda, parlo a nome di tutti nella nostra famiglia, e spero veramente di averlo comunicato nei vlogmas, e la cosa importante del Natale, cioè i regali, sono nemmeno l'1% di quello che davvero importa per il Natale, come per il, diciamo, in generale. Comunque mi rimetto gli occhiali perché sennò veramente non ci vedo niente. Oh, sono tornata io, e poi mi sono appena accorta di avere gli occhiali storti. Però vabbè, ah, però così fanno, vabbè, fa la luce. Ah, notare questi che mi sono disegnata prima, perché ho fatto il Get Ready With Me dove mi sono truccata così, e lo trovate nel video di ieri nel primo commento qua sotto in descrizione, cioè o qua sotto in descrizione o qua sotto nel primo commento. Comunque davvero non vedo l'ora a questo punto che arrivi Lara per farle vedere i regali, non vedo veramente l'ora, perché non so più che altro quale sarà la sua espressione, quale sarà il suo boh. Ok, allora, i miei sono arrivati, stanno per salire le scale. Qui ho chiuso tutta la vetrata, non si vede assolutamente niente. E niente, adesso tra pochissimo, oddio mio, qua è bagnato, tra pochissimo arriveranno tutti e vediamo la reazione di Lara, non vedo l'ora. Ci siamo. C'è della Ale che sta tenendo un attimo tranquillo Caio, perché sennò abbiamo paura che Caio, per la contentezza, abbia finito su tutto, perché lui si emoziona quando la vede, anche se non salta si emozionerebbe, quindi potrebbe creare un casino, quindi lo sta tenendo lì. La sento parlare.
Amore. Con. Stai prendendo l'ascensore. Eccola. Ciao papà. Ma che? Non chiedetemi perché non so. Non lo so, non ve lo saprei dire. Boh. Ciao Bibi. Ciao Bibi. Prima il cane. Ciao mamma. Ciao Bibi. Che devo prenderti qualcosa? Devo aiutare? Ah, l'hai riportato. Ciao amore. La vaccino. Allora, sto riprendendo no. Perché c'è la... Che cosa? C'è un'unghia. Vaccino. Sì, Ale sta di là, sta tenendo il cane. Allora. Prima di tutto, ciao famiglia. Allora, Lara. Allora, io ti avevo detto che c'ho una sorpresa per te. Ok. Quindi tu adesso devi chiudere gli occhietti, però no, non glieli chiudi tu perché questa sviscia. Aspetta. Rullo di tamburi. Ah, sì. Non lo sento scacciato lì. Va bene, sì. E come faccio la guerra? Non devi dire. E come faccio la guerra? Non devi dire. No, non ce l'ho, come faccio a camminare? Ti tengo io, non ti preoccupare, vai. Ok. Ah no, te devo tenere io. Allora. Uno, due, tre. Vai. Vieni Lara, vieni. Allora, girala per di qua. Ok, togliamo la tenda. Potrebbe essere che c'è qualcosa. Vado? Vai, vai. È arrivato Babbo Natale! Non li puoi aprire oggi, li apriamo a Natale! Amore! Chi è? Che emozionato! Allora, amore, Sì, questo mi serviva un boato! Cadastra, ma... Ah. No, è davvero tutte le cose che mi ammazzavo! Che cos'è sta cosa? Ma questo è un pensierino! Certo. Che pensierino? Molo. Ma che è quello l'ologramma, tipo? Ma è un ologramma? Non è un ologramma. No. Quanto mi serviva questo? Non avete idea. Che cos'è? Ma ti faccio vedere, mamma. Non mi fa vedere lei. Ecco questo sì. Accende. Oh, che giusto. Fammi vedere tutti i colori. Wow. Che carino! Rosso. Ah, da lì non si vede molto bene. Bianco. Che carino! Guardate bianco. Che prova si mette la ciniglia. Ammazza quanto è che con te è pesante. Ma me l'hai preso dalla montagna? Eh sì. Vabbè, andremo in montagna, poi perché? Poi saprete. Forza! Che bello questo, ma grazie. Carino, vai, non me lo metto là sopra. Che cosa, amore? Sono buona. Sì? Sono proprio colori diversi, grazie. Sì, asce. Mi ha comprato due cose uguali. Mi ricordo che si smonta a casa. Sì, ogni tanto. Oh, questo è bellissimo. Sì, ogni tanto perdo pezzi qua. Bello rosso. Bellissimo, sarà Natale. Senti, quella cosa con me l'hai trasferita con no. Oh, questa mi serviva un sacco. Grazie mamma. Oh, che bello, che meraviglia! Jingle bell, questo mi serviva proprio. Non so se l'avete capito, ma stiamo andando in un posto freddo. Oh, caldi! Grazie, mamma! No, mi ha riempita! Grazie, mamma! Mi serviva i scarponcini da sci. Oh, i scarponcini da sci di Lara. Belli! E poi maglia termica e pantaloncini termici da mettere sopra i fantastico, grazie mamma, perfetto, così Lara sta al caldo, questo è caldissimo. No, me l'hai preso con l'ananas, carini, carucci, con l'ananas me l'hanno preso. Senti, rimetto queste cose che ho fuori. Ma è un quanto solo? Chi c'ha le scontrine? Ma è quanto solo, ma? Sì, uno solo ce n'era, non ce n'era di più. E come, vabbè, sì. Sì, c'è forza. Non so che... Attenzione! Ma sei fatto male il cane? Ah, c'è amore! Mi metto proprio qua, se non si lascia. Ah, c'è entrato una scena di immersione. Ascoltalo! Però carino! Guarda, mazza, sono tutti caldi. Caruccio, grazie mamma, mi servivano caldi. Ok tesori, il vlog ricomincia adesso. Perché ieri sera abbiamo avuto un incidente pazzesco. Attenta amore, era partito tutto per fare una bella sorpresa a Lara e tutto quanto, ed è finito in mezza tragedia. Adesso che risalgo vi dico. Ma sono andata un attimo a prendere la posta. Vedo. Quanto ore sei?
Tornate su. Allora, a parte il fatto che sto indossando il cosino che mi ha portato mamma ed è super caldo, giuro, lo adoro. Bellissimo. È super bellissimo. Allora, niente, praticamente ieri stavamo giocando e come avete visto è successo un piccolo incidentino, ma con i bambini capita. Puoi pure mettergli il guinzaglio a un bambino, ma capita. Mi passerà questo e mi cadrà questo. Sì, amore, passerà tutto. Passerà questo tutto. Braccio qua. Sì, passa tutto. Amore, passerà tutto, ma sei comunque bellissima. Lei praticamente è un po' come, per esempio, c'ho mia cugina che da piccola, quando cadeva, come Lara praticamente, non metteva le mani davanti per pararsi, quindi andava sempre a finire così e si faceva sempre male anche lei ai denti. E invece c'è l'altra mia cugina, per esempio, mi pare che si faceva male sempre alla testa, se non ricordo male, perché con mia cugina, senta mamma, bevi un po' d'acqua. Con mia cugina un pochino più grande mi tolgo meno, quindi anche io ero piccola. Invece quell'altra, l'altra mia cugina che è un pochino più piccolina, ho più memoria perché io ero un pochino più grandicella. Comunque, mamma, attenta, stava cadendo da, cioè stava cadendo da ferma, è incredibile. Ti ho fatto tanto bella perché ogni vive un po' con la con un po' tra le nuvole. Però devo dire che comunque l'ha imparato, tipo nella prima scuola che è andata quest'anno, non questa qua, quella prima, e non questa nuova, quella prima, quella che vi ho raccontato che non ci andava più. Per esempio c'erano delle scale e lei lo sa che ogni tanto se impiccia con le gambine e cade, oppure una svista perché sta sempre con la testa tra le nuvole. Quindi andava piano, perché sapeva, perché c'erano delle scale praticamente nel giardino, quindi andava piano e li lasciavano liberi a giocare nel giardino. Quindi no, quello dell'altra scuola, quella che andavi, ti ricordi? Quell'asilo? Ecco, quello lì c'era, ti ricordi le scalinate? Sì, ti ricordi che c'era il gradino? Quindi insomma è successo questo, non vi dico i pianti, non vi dico gli urli, ovviamente stava, si è spaventata. Sinceramente mi sono spaventata pure io perché gli si era gonfiato sotto l'occhietto, ovviamente va a botta, il trauma, no? E quindi lì per lì mi sono un attimo spaventata. Poi io tendo sempre a rimanere tranquilla. Vero che mamma comunque tende a rimanere tranquilla. Stai tranquilla perché non mi fa nulla. Ti ho messo il ghiaccio, vero? Poi mamma. Lo so, ti ho messo il ghiaccio, te l'ho disinfettato perché non si sa mai. E insomma un po' di tutto e niente. Però si vede pure qua appeso la botta perché è proprio di faccia. Cioè è proprio paracadutismo. Scusate. Quindi scusatemi tantissimo, però spero che insomma, spero che capirete la situazione. E niente, quindi scusatemi se ho questo coffo. Ma no amore, non ti devi scusare che c'è quello lì, patata. E niente, quindi insomma, perdonatemi se il vlog finisce così, una nota un po' così, però poteva andare peggio, soprattutto per la caduta che ha fatto poteva andare peggio. E niente, noi adesso... Se mi piace mamma, io mi piace tantissimo, mamma la amo. Ti amo. Da morire, se la merita. Bene, bello. A domani, ore 14:30, sempre qui, sempre con noi. A domani.